Bene, ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca proprio con il primo servizio. Un uomo è morto nella notte per l'incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio di 6 appartamenti in via Mameli a Jesolo. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto questa notte verso le 2. Sono state evacuate subito 30 persone, portate in salvo anche i residenti dei piani superiori. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate subito dal distaccamento di Jesolo sono state poi aiutate dai colleghi di San Donà di Piave e di Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale, il carro aria e 14 vigili del fuoco coadiuvati dal funzionario di guardia che hanno iniziato le operazioni di spegnimento e l'evacuazione delle persone che erano rimaste bloccate ai piani superiori. I vigili del fuoco hanno utilizzato i cappucci sovrappressione degli autorespiratori per evacuare alcuni condomini che erano rimasti bloccati negli alloggi a causa delle scale che erano rimaste invase dal fumo. I pompieri entrati nell'appartamento dopo aver spento le fiamme hanno ritrovato il corpo senza vita del 65enne, si tratta di un residente proprio del posto che è rimasto purtroppo bloccato nel suo appartamento. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza con i sanitari del SUEM e la Polizia di Stato. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, operazioni invece di soccorso che sono terminate solo all'alba con il rientro delle proprie abitazioni dei condomini che erano rimasti evacuate, mentre nessun altro fortunatamente è rimasto ferito. Devo dire purtroppo che pur essendo stato obbediente e ligio nella gestire come il governo ha deciso di fare, insomma, tutte le chiusure, eccetera, io non sono d'accordo in questa chiusura generalizzata e soprattutto quasi maniacale. Abbiamo chiuso le aziende con un danno gigantesco, non so neanche se ce la faremo a recuperare certe filiere. Sul coronavirus apriremo discussioni infinite su come è andata, eccetera, ma non è questo il momento. Ma sul lavoro, ve lo do per certo, sarà un disastro, ve lo do per certo, non ce la facciamo se continuano a rinviare queste aperture in sicurezza che stiamo chiedendo tutti, la filiera della moda, la filiera della scarpa che ho io qui nella via del Brenta, ma pensate al turismo, noi abbiamo un turismo internazionale, possiamo fare quello che vogliamo, non è colpa di nessuno, questi non torneranno per mesi, le esagerazioni sono sempre sbagliate e purtroppo quando le cose sono lasciate andare per tanti anni, per decenni nel caso di Venezia, poi riprenderli in mano, soprattutto senza mai avere dei poteri concreti, perché tutti si lavano la bocca di soluzioni, ma nessuno ci dà poteri reali. E è evidente che noi dobbiamo lavorare perché il turismo torni, altro che un turismo intelligente, un turismo che non è indifferenza, è un'idea dell'Italia, del Made in Italy, che viene spiegato proprio attraverso le grandi città d'arte. Sicuramente Venezia è leader in questo. È importante che remiamo tutti dalla stessa parte, ma dobbiamo garantire quella filiera turistica. Persone che hanno perso completamente il reddito, completamente, e non lo recupereranno domani mattina. Voi vi rendete conto? Siete i primi che mi fanno una telefonata, salvo giornali internazionali. Il governo da me non si è mai fatto sentire, mai una telefonata. Non ho mai detto niente, ma ci siamo comprati le mascherine noi, il comune, in Cina. Siamo andati noi a comprarci i guanti, le strutture, abbiamo retto dentro da soli. Allora, non ho mai detto niente, continuano a dire niente, ma possibile che nessuno ci voglia ascoltare? Hanno fatto 17 task force. Io faccio l'imprenditore da sempre. Una telefonata a uno che fa il sindaco gratis tutto il giorno, 16 ore al giorno. Siamo passati dal carnevale al disastro economico. Persone che hanno perso tutto, insisto, classe media, persone che pagava le tasse, lo dico a tante persone in tutta Italia. Guardate che se la classe media poi non farà gettito, perché non si riapre il lavoro, sarà un problema assistere. L'idea dell'assistenzialismo è sbagliata. Non stiamo immaginando, no, l'organizzazione è data dalle leggi, hanno messo il droplet per cui i vaporetti come gli auto sportano un quarto delle persone, per cui non ce la faremo assolutamente. In più noi avevamo 540.000 ore di navigazione a Venezia e ce ne venivano finanziate 360.000, cioè 200.000 ore in più che facevamo venivano pagate proprio dai turisti, perché il sistema stava in piedi con i soldi dei turisti, che non torneranno, per cui noi siamo in totale svantaggio, abbiamo più di 2.000 persone in cassa integrazione, la cassa integrazione non è neanche stata finanziata, ci sarà il blocco, rischiamo proprio un default.
Allora io lavoro giorno e notte per convincere questi del governo a finanziare la cassa integrazione per i lavoratori, per proteggerli, perché fra qualche mese passerà e noi torneremo di nuovo a vivere, lo dico ai miei concittadini, stiano tranquilli che ce la facciamo, ma sarà un tunnel buio, dobbiamo stare calmi, tenere la testa a posto, sperare che il governo, invece che dichiarazioni o polemiche continue, ci ascolti, capisca che siamo un caso specifico. Perché in acqua, i vaporetti hanno un costo completamente diverso. I nostri ferry boat, che sono quelli che portano le macchine al Lido, non vengono mai finanziati da sempre, perché la filiera turistica ce la pagava, ma quella turismo non c'è più. No, le chiedo scusa, ma non c'è polemica, mi creda, guardi, mi viene da piangere, non c'è polemica, ma hanno impedito alle barche dei privati di muoversi in laguna. Questi non è che usano le barche per andare a fare turismo, sono come le automobili in città, ci diano almeno la possibilità di fare sì che le persone tornino a poter andare in barca. A Venezia, in mezzo all'acqua, non come fai ad andare in barca? In isola non è che puoi muoverti neanche a piedi. E questa cosa io ho chiesto, non costa niente al governo, capiscano. Tra l'altro, chi va in barca sono barchini, è sempre il nucleo familiare residente, per cui non darebbe nessun problema dal punto di vista, come si dice, sanitario. L'emergenza Covid-19 non è ancora terminata, ma Caorle è già al lavoro per far ripartire il settore turismo. Come annunciato dal sindaco Luciano Strioli e dal presidente del consorzio di promozione turistica Raffaele Furlanis, è stato predisposto un piano per ridare slancio al turismo che, a causa appunto del coronavirus, soffre per una crisi che non ha precedenti. Il piano di ripartenza, così come studiato dall'amministrazione comunale insieme ai propri consulenti, comincia dall'affinare la presenza di Caorle nei canali digitali, puntando a richiamare il turismo domestico. Quando la pandemia sarà un ricordo, gli italiani cercheranno per quanto possibile mete vicine, privilegiando l'Italia, e Caorle punta a presentarsi come località comoda e sicura, soprattutto per veneti e friulani. Le iniziative promozionali, insomma, si concentrano sul turismo domestico, mantenendo però un occhio attento anche ad Austria e Germania del Sud, da sempre principali mercati della ricettività caorlotta. Il piano prevede idealmente tre fasi elastiche che andranno calibrate sulle tempistiche della ripartenza dopo il lockdown. Si comincerà con il mantenere e rafforzare la comunicazione, per poi passare a vere e proprie azioni commerciali dedicate a turisti storici, ma anche nuovi, presentando un'immagine unitaria della località. Il turismo 2020 non sarà fatto di voli aerei o località esotiche, ha detto Strioli. Si cercheranno mete comode e vicine. Ecco allora che il litorale adriatico diventerà meta sicura per i turisti del nord Italia alla ricerca di vacanze brevi e veloci. Un turismo domestico da conquistare con le eccellenze del nostro territorio, una vera opportunità per acquisire nuovi clienti. Noi operatori, ha aggiunto Furlanis, dobbiamo cogliere in questo fermo forzato anche l'opportunità di riflessione sui cambiamenti del modo di viaggiare e prepararci a un turismo più flessibile e innovativo. Rimane forte la certezza che il turismo di Caorle ripartirà. Daniele Pavanna, sindaco di Meolo, tra le varie misure che in questo periodo di lockdown è necessario attuare c'è quella della chiusura dei cimiteri, che forse è una anche delle più brutte, diciamo, per la cittadinanza. Voi questa mattina avete deciso, visto che le persone non possono venire ad accudire la tomba del proprio caro, di fare un intervento come giunta, ovvero lei, sindaco e gli assessori, state ripulendo il cimitero in qualche modo. Il perché di questa iniziativa? Sì, diciamo ci sono state diverse esternazioni, richieste da parte della cittadinanza che chiedeva appunto la riapertura, quando sarà la riapertura del cimitero per la chiusura dovuta alle ben note restrizioni di livello nazionale. Per questo motivo abbiamo deciso proprio di attuare questa iniziativa assieme al gruppo consiglieri di progetto comune, che possa in qualche modo rendere un po' decorosa quest'area dopo, anche a seguito di tutti gli eventi meteorologici, soprattutto il vento forte che c'è stato nell'ultimo periodo, che ha un po' rovinato tutta l'area, rovesciando diversi vasi e comunque sparpagliando anche fiori e quant'altro. Quindi noi adesso ci stiamo adoperando per raccogliere tutto quello che c'è a terra, pulire dai fiori secchi. I fiori invece freschi, ancora buoni, anche quelli di plastica, sono stati messi assieme in una cassetta, quelli che sono caduti, in modo che possano poi, quando si spera presto ci sia la riapertura di questo cimitero, i vari cittadini possono andare a riporre nella tomba dei propri cari questi fiori, per dare un decoro e un senso di importanza a quest'area, che per noi meolesi, per tutti i cittadini, è veramente un'area molto importante.
Ecco Sindaco, parliamo un po' della situazione sanitaria a Meolo. Avete avuto più o meno una dozzina di casi positivi, è stato chiuso anche per una sanificazione il comune, però nel complesso la situazione sembra abbastanza tranquilla, magari anche rispetto ad altre realtà. E direi sotto controllo, siamo ora a 14 casi positivi nel territorio di residenti meolesi e la situazione, appunto, dicevo, è sotto controllo e soprattutto stiamo facendo un lavoro certosino con i nostri servizi sociali e con un grande supporto e aiuto da parte della Protezione Civile nel gestire queste persone che sono a casa in isolamento fiduciario forzato, necessario proprio per dare un sostegno continuo dai generi di prima necessità, farmaci, ma anche a volte un contatto telefonico da parte del sottoscritto piuttosto che dall'assessore Peruffo al sociale per un sostegno psicologico. Queste sono attualmente le situazioni che stiamo affrontando. Speriamo che un po' alla volta si negativizzino questi soggetti, che ricordo essere praticamente nella stragrande maggioranza casi asintomatici o con della febbre e della tosse semplicemente. C'è uno o due casi un po' più critici, ma speriamo, insomma, che si risolva presto. Ecco Sindaco, all'emergenza sanitaria si aggiunge anche l'emergenza economica. Quali iniziative state attuando per aiutare le famiglie meolesi che non hanno lavoro in questo momento? Sì, siamo in una situazione in cui ci sono due binari prevalenti. Uno è quello legato ai fondi che sono pervenuti a livello governativo, che hanno potuto far generare dei buoni alimentari che sono stati proprio stampati in questi giorni e dalla prossima settimana verranno distribuiti a delle famiglie, dei nuclei familiari che sono in difficoltà. Difficoltà generata dall'emergenza Covid o comunque in situazioni critiche, in quanto magari sono impossibilitati ad avere degli introiti per veramente comprarsi da mangiare, e qui parliamo di parecchie famiglie che hanno questo tipo di problema. Dall'altro lato c'è tutto il mondo delle attività produttive colpite pesantemente e non va sottovalutato assolutamente. Parliamo quindi di parrucchieri, bar, attività che sono forzatamente hanno dovuto chiudere, e per cui su questo ci stiamo lavorando come giunta per trovare delle misure che possano, nel limite del bilancio del comune, facendo la nostra parte, dare un minimo di aiuto a queste figure. Poi c'è tutta l'altra parte del volontariato, delle offerte spontanee, che effettivamente sono veramente onorato di essere il primo cittadino di questo paese, perché abbiamo visto una solidarietà veramente per certi versi anche commovente. Abbiamo ricevuto diverse donazioni da associazioni, ricordo l'associazione Anziani per esempio, la Proloco, l'associazione Ponte dei Carri, anche la comunità dei bengalesi, quindi tutta una serie di realtà che non hanno esitato un attimo per darsi subito da fare e dare il loro contributo. Questi contributi confluiranno in un fondo specifico stanziato dal comune, che poi verrà utilizzato proprio per dare aiuti sempre volti alle persone che sono state colpite da questa emergenza del coronavirus. Siamo in compagnia di Giorgio Bergamo, titolare dell'officina Fiat Giorgio Bergamo, lei fa parte degli autoriparatori. In questo momento ci sono delle regole particolari, sia per quanto riguarda le officine, sia per quanto riguarda le revisioni, sia per quanto riguarda tutta la manutenzione nel mondo dell'autoriparazione. Lei vuole spiegare un po' e dare un messaggio a chi ci sta ascoltando quali sono le regole che oggi determinano questo servizio? Beh, questa è una buona opportunità per poter comunicare quelle che sono le regole che noi autoriparatori dobbiamo osservare e soprattutto trasmettere ai cittadini, che devono comunque loro essere collaboratori per poter essere a normativa su queste regole che dobbiamo effettuare. Noi autoriparatori siamo una di quelle categorie che ci hanno dato l'opportunità di tenere le nostre attività aperte, ma aperte non in maniera
normale come eravamo abituati, ma bensì per eventuali emergenze e per eventuali servizi a quelle aziende che sono operative e che devono essere supportate da un servizio continuo per la sicurezza e per l'emergenza che loro hanno come attività. Diciamo che già il nostro marchio ci ha chiesto di essere operativi in qualche forma, pur tenendo le nostre attività coi cancelli chiusi e dando il servizio a quelle emergenze che potrebbero essere necessarie per quei cittadini che hanno anche la vettura che magari gli serve esclusivamente per poter andare per un'emergenza o familiari o qualcuno che è isolato dai suoi genitori e com'è, di poter accedere e dargli anche questo servizio. Diciamo che il tutto è fattibile perché dobbiamo rispettare queste norme andando a vedere quelle che sono le operazioni essenziali per essere sicuri. La mascherina, i guanti, igienizzare i posti dove siamo e soprattutto tenere la nostra attività col cancello possibilmente chiuso, far suonare chi è che deve venire presso la nostra attività per avere il servizio, vedere se anche lui rispetta le norme che ha sulla mascherina, che ha sui guanti, eventualmente dargli l'opportunità di avere nelle nostre entrate questo, compresi anche gli igienizzanti e tutti quegli prodotti che danno sicurezza su quello che è igienizzare e disinfettare soprattutto. Pochissima gente in giro, l'amministrazione comunale ne approfitta per una serie di interventi di manutenzione nel territorio comunale e dunque operare il lavoro senza il problema della programmazione, potendo usufruire di maggiori spazi a causa dell'assenza di persone lungo le strade, via libera alle manutenzioni della illuminazione pubblica, alle potature del verde pubblico, alla sistemazione delle strade senza l'assillo di orari prestabiliti o più semplicemente del traffico. Ad esempio, i pochi presenti in centro per recarsi in municipio per gli acquisti di prima necessità hanno notato un operaio al lavoro, stava sostituendo le piastrelle rotte di Piazza Luzzati. Come noto, tra gli obiettivi della Giunta c'è il ricambio dell'intera pavimentazione del centro. L'idea è quella di utilizzare lo stesso fondo utilizzato di recente per la sistemazione di Piazza San Rocco e Piazzetta Predonzani. Si tratta di un obiettivo a medio e lungo termine. Nel frattempo però si lavora comunque per sistemare qua e là, approfittando di piazze e strade deserte. Visto il poco afflusso di persone, vista anche la chiusura delle scuole per l'emergenza, abbiamo deciso di approfittare in questo tempo per alcuni interventi, ha spiegato il sindaco Alessandro Righi. Con l'ausilio degli operai comunali stiamo seguendo manutenzione al territorio che in tempi normali non si potrebbero garantire così facilmente. Dunque non solo manutenzioni. Come è stato operato? In queste settimane abbiamo eseguito, dice il sindaco, una pulizia approfondita delle piazze e le vie del centro. Quindi abbiamo messo in sicurezza alcuni percorsi ciclopedonali. Nel frattempo i nostri operai hanno garantito anche diverse potature e manutenzioni delle aree verdi. In più siamo intervenuti in diversi punti per eseguire la manutenzione della pubblica illuminazione. Lavori dunque anche in centro storico. Dopo la sospensione dei lavori a causa delle temperature invernali, dalla scorsa settimana la ditta che stava eseguendo una serie di riparazioni alla pavimentazione ha ripreso l'attività. Si lavorerà anche lungo le vie Contarina, Cordamola, Piazza Luzzati, Piazza Duomo, via Primo Maggio e non solo. Tra i vari interventi previsti in queste settimane primaverili c'era anche l'apertura del cantiere per la nuova rotatoria tra via Aldo Moro e via Albano Capoluogo. Il cantiere però non è ancora stato aperto a causa dell'emergenza sanitaria. Gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna, c'è Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Ci fermiamo qui con questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media 24 con i nostri live e i nostri servizi. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci alla prossima.